Eccoci, buonasera amici di Lario Sport e benvenuti a questa nuova puntata di Bar Lario Sport, ancora un lunedì dedicato al Calcio Como, secondo in classifica, ma prima di parlare appunto delle vertigini che i tifosi stanno provando dopo l'ultimo risultato, vi vado a presentare gli ospiti perché questa sera abbiamo davvero un parterre di qualità. Innanzitutto, do il benvenuto e ben ritrovato a Manuel Cicconi, centrocampista del Como. Ciao Manuel, come stai? Ciao, buonasera a tutti. Bene, bene, molto bene, Ti grazie. vedo sorridente, questo ci fa piacere sorridere anche a noi. Poi do il benvenuto, è la prima volta che interviene a Bar Lario Sport, ad Antonio Biella, tifosissimo del Como e del Cantù, e non solo perché lo sapete tutti, direttore generale di Acqua San Bernardo. Buonasera Antonio, ciao e grazie di essere con noi. Buonasera a voi e grazie di avermi invitato. Un piacere. Poi abbiamo dei personaggi, no, non voglio dire politici perché siete degli amministrativi. Il sindaco di Olgiate Comasco, Simone Moretti, un altro tifosissimo azzurro. Ciao Simone, buonasera, ben ritrovato. Grazie, grazie dell'invito, grazie a tutti voi. Poi abbiamo il sindaco di Menaggio, che però è anche primo pallone d'oro Lariano 2009, uno dei calciatori dilettanti più forti degli anni 2000, Michele Spaggiari. Ciao Michi, buonasera. Ciao, ciao Roby, ciao a tutti, grazie dell'invito. Poi con molto piacere che tornate a trovarci Liliana Cavatorta, giornalista della provincia di Como. Ciao Lilli, buonasera. Ciao, ciao, buonasera a tutti voi. In regia Andrea Castelli, che lo vedo adesso, saluta, vi vede, saluta tutti. Dovrebbe collegarsi anche un altro tifosissimo del Como e di Cantù, perché stasera parleremo anche un po' della Pallacanestro Cantù. Maurizio Faverio aveva problemi tecnici, lo aspettiamo che entri in trasmissione. E poi il nostro direttore Luca Pinotti, al quale passo subito la palla virtuale di questa puntata. Luca, te per introdurre la nostra chiacchierata di questa puntata di Bar Lario Sport. Ciao Luca. Buonasera a tutti. Beh, oggi bisogna parlare del Como che vince, del Como che scala la classifica e si piazza al secondo posto, diciamolo subito momentaneo perché mercoledì c'è un recupero tra Pro Vercelli e Livorno, però ha scavalcato proprio la Pro Vercelli grazie alla vittoria per 2-1 sulla Carrarese. E quindi insomma c'è grande entusiasmo, molto ottimismo, una partita molto anche divertente in cui il Como è riuscito ad andare in vantaggio subito dopo 2 minuti con Gatto, quinto gol stagionale, primo gol che segna in casa. Poi c'è stato un pareggio, il pareggio della Carrarese con Calderini, intorno alla mezz'ora del primo tempo, anzi 38esimo direi. Sì, 38esimo, e poi nel secondo tempo il bel gol di Arrigoni al 32esimo che ha risolto la partita, regalando comunque questi 3 punti veramente importanti. 3 punti che vanno ad aggiungersi, diciamo, alla gestione di Gattuso, ai 4 conquistati in trasferta contro la Pro Sesto e contro il Pontedera, e che portano quindi anche a 7 diciamo, la striscia di risultati utili consecutivi iniziata con Banchini e che insomma da 7 turni sta vedendo il Como sempre a segno, insomma con un vittorio, pareggi, 4 vittorie e 3 pareggi in queste 7 partite. Ecco, quindi subito un grande impatto di Gattuso e una classifica che si fa davvero davvero interessante. Ecco, allora andiamo subito da uno dei grandi protagonisti. Manuel, eri sorridente, quindi voglio subito chiederti, insomma, ieri o meglio sabato dopo, quando siete rientrati negli spogliatoi, che aria si respira? Bella, bella. No, ero concentrato perché stavo riguardando gli highlights della partita, quindi mi sono un attimo concentrato. Però no, no, siamo contenti, c'è entusiasmo. Vabbè, come ha detto Luca, abbiamo fatto 7 risultati utili consecutivi e dobbiamo continuare perché ogni punto è fondamentale per il campionato. Sabato era una partita assolutamente importante, dovevamo dare una svolta alla classifica e l'abbiamo fatto. E quindi niente, adesso concentriamoci subito per domenica, per le ultime due partite prima della sosta natalizia.
Senti, ti faccio io la prima domanda, poi passo ai nostri ospiti a chiedere se hanno curiosità da appunto domandarti. Insomma, cosa ha portato Gattuso nello spogliatoio? Un po' che quello si domandano, cercano tutti di chiedere, di sapere, sia a livello tattico, perché qualcosina è cambiato, e soprattutto sia a livello, diciamo così, mentale. Certo, sì, no, ma quando c'è il cambio di un allenatore, penso che comunque già nello spogliatoio... c'è più concentrazione, comunque l'allenamento, i primi allenamenti, la prima settimana è sempre fondamentale, perché tutti vogliamo dare, no, la cosa in più per magari dimostrare al mister che comunque tutti possiamo giocare titolari o per guadagnarci il posto per chi magari ha giocato di meno. Però sì, abbiamo adesso è da poco, da 3 partite, quindi c'è ancora tanto che ci può dare e possiamo migliorare. Di sicuro stiamo magari andando a pressare un po' più alti a livello tattico e stiamo cercando di giocare un po' più la palla anche da dietro. E certo, sabato non era una partita facile per farlo, però penso che comunque si stia notando qualcosa in più, come hai detto, a livello sia tattico che tecnico. Liliana, che cosa vuoi chiedere a Manuel? Hai qualche curiosità? Sì, a Manuel vorrei chiedere quando ricomincia a fare gol, per esempio. Hai ragione, adesso infatti ci stavo pensando l'altra volta, ho detto sto dando molto di più magari in fase difensiva o a livello atletico e non sto più facendo gol. È vero, hai ragione. No, hai ragione. Tocca. Vabbè, insomma, a parte questo, che insomma sarebbero importanti anche i tuoi gol, che spesso ti meriteresti anche, no, di segnare. Però insomma volevo proprio riprendere con lui questo discorso di quello che ha portato Gattuso, peraltro a una squadra che già stava comunque andando bene, perché parliamo di una serie di risultati positivi, ma non dimentichiamoci che la sconfitta è arrivata nella prima gara dopo la sosta forzata per il Covid, in una partita contro un avversario molto forte che il Como ha dovuto affrontare in una situazione di stra-ultra emergenza, no? Quella con la Provercelli. Quindi stiamo comunque parlando anche di una squadra che ha saputo superare questo problema, e non è cosa da poco, perché è stato un problema anche fisico importante, no? Quindi insomma, una squadra che è già un'ottima squadra, era già un'ottima squadra, e Jack ha portato evidentemente dell'entusiasmo, della serenità. Prima parlavo con un compagno di Manuel per un'intervista e mi diceva la serenità, nello spogliatoio c'è più serenità. Quindi vorrei anche capire un po' come mai prima questa serenità forse non c'era, forse non serve più capirlo adesso, però questa curiosità ce l'abbiamo un po', no? Che cosa, qualche tuo compagno Manuel ha parlato di una squadra un po' stanca di banchini, non di banchini persona, ma forse insomma del suo modo di lavorare. Perché? Qual era effettivamente il problema? Sinceramente non te lo so ben spiegare. Quello che ti posso dire è che, come hai detto tu, come penso in ogni squadra, sinceramente a me di cambiare allenatore durante l'annata non mi era mai capitato, quindi ero acerbo, non te lo so spiegare bene. Però ti posso dire che sicuramente già dal giorno dopo, con appunto il mister nuovo, c'è più entusiasmo e più carisma anche durante gli allenamenti. Suppongo che sia una cosa normale, appunto, come dicevo prima, per ogni giocatore vuole dimostrare il proprio valore per la domenica, per andare a giocare la partita. A livello, come dicevi tu, stavamo facendo bene perché comunque siamo una squadra forte, l'ho sempre pensato e l'abbiamo dimostrato. Quindi, soprattutto in quel momento, perché eravamo 18 ragazzi positivi al Covid, che da una parte forse è stato un bene farlo tutti in quel momento, nel senso che è meglio fare 5 adesso, 5 una settimana dopo, quindi è meglio. Però chiaramente giocare una partita in 11 titolari, dove magari 5-6 erano a casa da 20 giorni sul letto, stanchi o comunque con la febbre e robe varie, non è stato facile. Però penso che stiamo facendo bene e dobbiamo continuare così, perché anche il girone e la classifica ci permette di poter toglierci grandi soddisfazioni quest'anno. Antonio, volevo chiedere ad Antonio Biella quanto è contento e se è, diciamo, in linea con le aspettative questo Como, secondo lui. Ma allora, speriamo che si veda bene, scusate che sono ancora
in macchina, ma mi sono fermato. Ti sei fermato, bravissimo, ecco, ci teniamo a dirlo. Sono fermato e dicevo, sì, diciamo, da un certo punto di vista il risultato finale, il secondo posto adesso raggiunto, lottare per le prime tra le prime della classifica, dal punto di vista del tifoso e dello sponsor, secondo me è un buon risultato. Chiaramente tutti sappiamo che l'obiettivo deve essere quello di lottare per salire di categoria e quindi il risultato più importante è quello a fine anno, ma a fine stagione. Indubbiamente però aver avuto un periodo così difficile con così tante persone che hanno subito diciamo il problema fisico legato al Covid, sinceramente se andiamo a fare un bilancio secondo me è positivo. Viene quasi meno da capire l'esonero dell'allenatore in termini di risultato, anche se io come tifoso del Como di lunga data non posso che apprezzare Gattuso, perché era il mio idolo da bambino quando giocava ancora come libero, quindi sono contentissimo della scelta della società. Però effettivamente alla fine siamo secondi, abbiamo resistito al Covid e siamo lì a lottare per gli obiettivi che ci eravamo prefissati a inizio stagione. Mi piace Manuel Cicconi come giocatore, adesso faccio un po' il ruffiano. Molto, molto, quindi non si può assolutamente... Piacciono i giocatori di qualità, piacciono i giocatori che comunque sono legati al Como. Emmanuel sembra legato al Como da qualcosa che va oltre, legato alla maglia e non soltanto alla prestazione. Quindi piace vederlo giocare e piace vederlo con la sua qualità in campo. Ci aspettiamo. Mancano i gol, come giustamente avete già detto, ma arriveranno. Non bisogna ricercarli troppo, arrivano da soli. Arriva, vedrai che Barlario Sport porta bene, non ti preoccupare. Devo dire che anch'io è la prima partita che vedevo dal vivo ed è stata una bella vittoria, quindi ho portato fortuna. Allora anch'io porto fortuna. È stata una bella partita, comunque anche la Carrarese ha giocato bene, è stata veramente una bella partita. Se non ricordo male, poi tra l'altro un paio di anni fa quando eravamo in Serie D, se non ricordo male, ero venuto e poi la domenica feci doppietta, quindi hai detto tutto a te, io non voglio dire niente, hai detto tutto a te, va bene, cioè già Simone Moretti, tifosissimo, il nostro sindaco di Olgiate Comasco, cosa vuoi chiedere a uno dei tuoi beniamini? No, più che altro a Manuel, capire un po' la sua situazione contrattuale, cioè nel senso, so che comunque... domanda al giornalista. No, però sai, è tornato volentieri, sono quei centrocampisti che comunque servono nelle squadre e quindi, non so, magari ci sarà lo scatto solo Como un domani. Certo, sì, io adesso quest'anno sono in prestito da Lentella ancora. Quindi a giugno torno di proprietà loro, però non si sa mai, anzi io apprezzo ogni anno lo faccio con tutto il mio cuore, ci metto tutta la passione come diceva prima, perché io sono un tifoso, sono abito qua e quindi la maglia e quando entro in campo la sento particolarmente tanto e quindi la voglia di giocare in questa città con questi colori c'è sempre ogni anno, quindi sicuramente ci sarà la possibilità se possibile. Simone, sei contento di questo momento? Guarda, io forse per la prima volta nella mia storia voi qualcosa dico, sono stato, cioè mi è piaciuto l'esonero dell'allenatore, il solito allenatore è sempre stato il primo lì. Però non lo so, Bianchini aveva un qualcosa in più o che non si è trovato un po' un po' come Gasperini adesso a Bergamo. Forse a un certo punto si è esasperato un po' troppo lo schema e al posto di lasciare un pochettino libera la fantasia. Ecco, forse è quello. Però veramente concordo con la squadra che è forte. Sono contento di vederla su, vabbè, credo come tutti, però forse per la prima volta mi è piaciuto l'esonero. Nel frattempo saluto Maurizio Faverio, ma prima di arrivare a lui, vado in ordine di come avevo presentato.
Michele Spaggiari, sindaco di Menaggio, e tra le altre cose, prima di andare in onda in diretta, è stato anche protagonista di un bel siparietto con Manuel, perché Manuel lo conosci, perché raccontiamolo a tutti i web spettatori di Barlario Sport. Vabbè, oltre a conoscere il papà, grande bomber Cicco, perché ci siamo affrontati in eccellenza qualche anno fa, ma poi con Manuel siamo stati nel 2006 ai Trouble, dove il Como andava in ritiro anni fa a fare una scuola calcio, e lui era uno dei... Io ero come tecnico dell'Accademia Calcio Como insieme a Mister Tosetti, e tra i bambini che c'erano c'era anche Manuel, che aveva 9 anni allora, quindi qualche anno è passato. C'erano lui e c'era anche Patrick Cutrone. Cioè, si vedeva già che tutti e due avrebbero fatto, sì, strada. Sì, perché gli altri ragazzi erano tutti del 95-94, loro due 97-98, si vedeva che avevano qualcosa in più, anzi molto di più di qualcosa in più. Vuoi chiedere anche tu qualcosa, Manuel? Sì, no, quello volevo chiedergli era, visto il cambio e l'arrivo di Gattuso, che comunque è un uomo del Como, visto che viviamo un calcio dove le bandiere, il senso d'attaccamento alla maglia c'è sempre meno, se il fatto che sia arrivato un mister come lui abbia fatto capire magari anche al gruppo cosa vuol dire giocare per il Como, indossare la maglia del Como. Tu l'amore per la maglia l'hai dimostrato più volte, anche stasera magari molti tuoi compagni che sono nuovi o comunque sono qui da un paio d'anni non sanno e non sono così legati alla società, alla città, se magari Gattuso ha dato anche quel qualcosa in più da questo punto di vista. Sì, sì, è vero, anche io la prima volta che ho parlato con il mister, da quando l'anno è arrivato ad allenare lui, le prime cose che mi ha detto il mister è stata: tu come me devi dare quel qualcosa in più che poi dovranno arrivare a dare anche gli altri, però tu, essendo come me di Como, devi dare sempre qualcosa in più, o dimostrare comunque con la voglia, con il gioco, di dare quella cosa in più che fa vedere che sei di Como, che ci tiene a questa maglia e tutto quanto. Quindi è stata proprio la prima volta che abbiamo parlato di questo. Quindi sicuramente poi anche ai ragazzi chiaramente l'ha riferito e lo fa capire tutti i giorni. Bene, Maurizio Faverio, ci senti? Aspetta, devi attivare l'audio perché volevo chiederti una cosa. Aspetta, Ci sono. Oh, eccoti. Oh. Ciao Mau, come stai? Ciao, tutto bene? Ciao, un saluto a tutti. Senti, tutto a posto. Tu che sei un tifoso di lungo corso, che il tuo idolo da ragazzino era Massimo Albiero prima di Gattuso. Che memoria. È un Como che è nelle parti alte della classifica di Serie C dopo, se non sbaglio, 20 anni, sono, perché era forse i primi anni 2000. Luca Pinotti, correggimi se sbaglio. E quindi volevo chiederti, insomma, questa cosa, quanto ti fa piacere, seguendolo da una vita, quando ci si ritrova a seguire la squadra che sta lottando per certe posizioni, sempre più appassionante? No, beh, intanto è davvero bello quando... Io ho dei ricordi splendidi legati alle stagioni, quelle da dire meno male io c'ero, gli spareggi, a partire da quello di Cesena con il Venezia, venendo avanti, no? Cioè, ci sono tanti ricordi belli. Quindi quando il Como si attesta da quella parte della classifica, crea sempre entusiasmo, la città poi va dietro, si fa trascinare. Cioè, se pensiamo l'anno di B con Lulu Oliveira, fu una cosa incredibile. Quindi questo per dire che l'entusiasmo della città può aiutare la squadra. Infatti volevo fare una domanda, però più che a Pinotti, nel senso che mentre vi ascoltavo mi è proprio venuto un flash di questa stagione con Dominissini, che ci portò dalla B alla A, e il leader indiscusso, trascinatore, era proprio Lulu Oliveira. Se Pinotti dovesse immaginare una stagione comunque di grande entusiasmo nonostante il contesto, chi potrebbe essere il leader, il trascinatore, diciamo il Lulu Oliveira di quella situazione? Cioè, alcune parole che ho sentito da Cicconi mi fanno quasi, come dire, propendere per lui. No, nel senso che ho molto apprezzato questa sua
questo suo rivendicare la sua attaccamento alla maglia, la sua esatto, l'arianità, ecco. Quindi però avevo questa curiosità, sperando che possa essere di buon auspicio, ecco, una stagione così. Sentiamo Pinotti e poi magari anche Lignano, i nostri ospiti, se anche loro individuano qualche possibile leader di questa squadra. Dopo salutiamo Manuel che lo liberiamo. Il paragone è abbastanza azzardato, perché Lulu di Vera era Lulu di Vera. Adesso io onestamente non vedo un Lulu di Vera nel Como. Ma non nel tipo di giocatore, penso che volesse dire. Giocatori che hanno un po' più di leadership di altri, certamente si vedono, c'è Bellemo a centrocampo, sicuramente Crescenzi in difesa e Gabrielloni per fare proprio una, come dire, una, no, uno per ruolo. Purtroppo di Lulu ne abbiamo visto uno, abbiamo visto anche altri grandi giocatori, Manuel. Ma io penso che Maurizio intendesse il carisma, cioè il personaggio, cioè il giocatore che può essere, visto il suo attaccamento. Io lo chiedo, sia lo stesso Manuel, poi Gabrielloni secondo me incarna bene comunque uno spirito battagliero, perché è un attaccante che non sta fermo in aria ad aspettare il pallone, uno che lotta su tanti palloni, però ci sono dei papà. Manuel, chi può essere il leader? Sono d'accordo con Luca, forse a questo punto aggiungerei il mister, essendo di Como come me, può essere anche lui a dare la svolta e comunque in campo aiutarti e dandoti una mano in questo modo. Sei d'accordo, Liliana? Beh, insomma, se il paragone è un po' difficile, perché innanzitutto parliamo di una stagione del Como in Serie B e non in C, quindi in una stagione in cui si giocava contro il Napoli, il Genoa, la Sampdoria, cioè in piazze importanti, dove chiaramente parliamo di un campionato diverso, parliamo di una squadra, quella che aveva giocatori più adulti mediamente, no? Perché lo stesso Libera era un giocatore a fine carriera, anche se sembrava tutt'altro, ma insomma, e poi era una squadra con giocatori come Oscar Brevi, come Alex Brunner, un altro giocatore appunto Brunner che arrivava da esperienze importanti, dal Bologna in Serie A, quindi una squadra più matura sicuramente per certi versi. Questa squadra che ha sicuramente delle figure che possiamo individuare come trascinatori, abbiamo detto Gabrielloni, Bellemo anche per ruolo, piuttosto che alcuni difensori, no? Perché abbiamo per esempio Bertoncini, piuttosto che lo stesso Crescenzi, insomma dei giocatori, Facchin è un giocatore di 33 anni, quindi sono tanti, però forse è una squadra questa che anche... come dire, un entusiasmo e una freschezza diverse. Quella era una squadra più micidiale da un certo punto di vista, perché era una squadra veramente fortissima per la categoria, di giocatori un po' più maturi e con una personalità già formata. Questa è, secondo me, una squadra che può ancora migliorare tanto anche da questo punto di vista, no? Quindi i trascinatori poi diventano un po' tutti, e diventeranno un po' tutti, ma è una squadra appunto con lo stesso Manuel eccetera che ha tanto davanti ancora, no? Rispetto a quella squadra che era probabilmente una squadra, ripeto, di personalità e giocatori già più costruiti e più formati. Sicuramente è una squadra però che di personalità ne ha molta questa, e si vede, e anche a livello di gruppo, secondo me, si vede davvero che è un buon gruppo. Io, ripeto, parlavo poco fa con Arrigoni, che è un giocatore che non è partito dall'inizio in queste ultime tre partite, però... parla come uno che ha giocato tutte queste gare per 90 minuti. C'è una compattezza e una voglia in questo momento, evidentemente legata anche, dovuta anche ai risultati che si stanno ottenendo, a quello che ha portato Gattuso. È molto gruppo. Quindi sì, ci sono delle personalità, ma questo forse è un gruppo ancora più compatto, dove ci sono meno personalità di spicco, ma possono esserlo un po' tutti, credo, e soprattutto una squadra, ripeto, che ha molti margini di crescita anche a livello di personalità e di maturità di tutti questi giocatori, molti dei quali sono ancora piuttosto giovani. Può essere quindi questa la stagione anche per la maturazione di alcuni di questi giocatori. Per la costruzione di una base, costruzione di una base, perché qui questa società, no, parla spesso di un progetto a medio termine, a medio-lungo termine. Quindi
Questo è un anno in cui non sono stati presi dei giocatori che già so dato che vincano, ma dei giocatori che possiamo anche scoprire in qualche modo. Infatti. Antonio, su quale giocatore scommetti tu? Lasciamo stare ma i presenti, adesso... che è uno, Manuel, ok, facciamo così. C'è qualche giocatore sul quale, insomma, ti senti di puntare? Perché... Io sono da tifoso, mi innamoro sempre dei miei giocatori, dei giocatori che giocano nelle mie squadre, per cui per me sono tutti, mi piacciono tutti. Se devo dire un nome su tutti, mi piace molto la personalità di Crescenzi in difesa, la certezza negli interventi, mi piace molto come tipo, poi è chiaro, è bellissimo vedere far gol. Gatto, non l'avete detto, onestamente mi è piaciuto molto quest'anno, ha già fatto diversi gol anche belli, ha avuto freddezza, però io faccio fatica a legarmi a un giocatore perché mi innamoro un po' di tutti, appunto quelli che giocano per la maglia, per i colori del Como, del Cantù, eccetera. Quello che questa squadra per me mi ha più risvegliato un ricordo di un Como che vinse lo spareggio per venire in Serie C, dalla Serie C alla Serie B, col gol di Ferrigno, mi sembra in finale contro la Spalla per 2-1, mi sembra di ricordare, o a Verona forse, sì, era lo spareggio. 94. Ecco, se dovessi trovare le analogie con un Como, rivedrei quel Como, quello che forse in difesa c'era proprio Gattuso all'epoca. Bello, beh, questo è uno spunto interessante. E quello era ancora più giovane come Como, se vogliamo, perché è un Como molto giovane. Questo è un Como che sta un po' a metà, non abbiamo citato alcuni giocatori, io parlerei anche di Terrani, per esempio, che secondo me è un giocatore che può dare tanto, anche a livello di personalità, ma insomma un po' tutti credo che meritino una citazione. E a proposito del percorso di crescita, per esempio Maidat è un giocatore che sta crescendo, no? con molta continuità, quindi un po' il discorso che si faceva prima e che sta portando anche personalità oltre che qualità. Qui è proprio secondo me una squadra che ha davvero tante potenzialità ancora da poter esprimere. Cosa ne dici, Manuel? Sì, sono d'accordo con te, anche perché, come dici tu, siamo una squadra giovane, quindi non c'è magari il leader da solo, ma possiamo aiutarci tutti a essere leader l'uno dell'altro. E a proposito di Isma, sono d'accordo perché è migliorato tanto, forse anche il cambio di modulo e di ruolo, perché l'anno scorso giocando 3-5-2 lui faceva la mezzala, magari adesso a due mediani si trova meglio, e comunque deve fare anche magari più fase difensiva rispetto a una mezzala di turno dell'anno scorso, quindi è più chiamato in causa anche a livello di gioco, però siamo una squadra forte e abbiamo tutti un grande margine di miglioramento e speriamo di farlo insieme, di fare un gran percorso. Manuel, prego Lili, no, vai tu. Dicevo, mi pare anche che ci sia, se penso per esempio all'anno scorso, c'è una continuità di rendimento abbastanza più stabile, no, rispetto, e questo anche perché alcuni di voi, chi era qua l'anno scorso per esempio, è anche un po' cresciuto chiaramente, no? Quindi c'è comunque un livello di rendimento più continuo, mi sembra, no, a parte qualche... così qualche piccolo incidente di percorso, ma in linea di massima è difficile che si trovi il giocatore che fa la partita benissimo e la partita dopo la fa malissimo, insomma, no? Forse anche aiuta tanto anche il fatto che comunque la squadra, tanti giocatori sono quelli dell'anno scorso, quindi più una squadra con gli stessi giocatori gioca insieme, magari ognuno, certo, si conosce più con l'altro e si gioca meglio, quindi per me può aiutare anche tanto quello. Assolutamente. Giusto in termini numerici, intervengo un attimo. Dopo 15 giornate il Como l'anno scorso aveva 18 punti, adesso ne ha 10 in più. Insomma, anche questo testimonia comunque che la crescita c'è stata, insomma. Assolutamente. Manuel, una curiosità, poi ti lascio, ti libero, noi andiamo avanti a parlare che abbiamo ancora qualche tema interessante, poi se vuoi puoi seguirci. Cosa mi dici dei ragazzi inglesi? Ragazzi inglesi... Allora, secondo me all'inizio, quando
arrivi da un'altra società straniera, un altro clima, un'altra cultura, un altro calcio. Esatto, un altro calcio, non è mai facile integrarsi a pieno. Però devo dire che tutti sono arrivati qua con la mentalità giusta per imparare tutto il calcio e quindi piano piano stanno migliorando tanto. Penso che anche lo stesso Lewis di turno, Walker, si veda quando entra che ha carisma, quella voglia, come abbiamo tutti, di far bene. E piano piano si stanno integrando anche un po' con la lingua a imparare. E niente, aspettiamo anche loro piano piano che si integrino al 100%. Va bene, dai, Manuel, grazie, ringrazio te, ringrazio Alessandro Camagni, ufficio stampa Calcio Como, per averci concesso in questa, la tua disponibilità per questa puntata. In bocca al lupo, non parliamo più del gol, ce lo siamo già detti e poi staremo a vedere. Grazie mille. Grazie ancora, presto. Ciao, ciao Manuel. Ciao, ciao. Noi nel frattempo continuiamo, adesso volevo tirare in ballo un tema: la qualità di questo campionato. Ho letto un po' sui social, no? Qualcuno che scrive, ma sì, questo campionato non è qualità eccelsa. Qui c'è gente che segue il Como da una vita. Ok, adesso vado subito prima da Simone Moretti. Sei d'accordo oppure no? Guarda, io seguo il Como dal 88, Como Milan 1-1 con lo scudetto, quindi credo che un po' di anni li ho fatti in tribuna cercando di scrivere per qualche sito. È la Serie C, cioè nel senso non è che possiamo pretendere. Quest'anno però ci sono delle componenti che sono fondamentali, una società seria e forte. Sanno cosa devono fare, ha lavorato bene l'ultimo anno di Dia, ha lavorato comunque bene l'anno scorso. La squadra è forte, perché comunque c'è, si può sempre migliorare. Oggi leggevo comunque anche sulla provincia il discorso di gennaio, che molto probabilmente non si lascerà nulla di intentato, qualora se, e ce lo auguriamo tutti, il Como fosse ancora lì. Quindi è un campionato, sicuramente non c'è il Monza dell'anno scorso, ma può essere solo un bene, perché vuol dire che si libera un posto per noi. Sei d'accordo, Michi Spaggia, tu da consumato calciatore dilettante? No, concordo con Simone, un po' la famosa questione che si ripete sempre, una volta si giocava meglio, perché quando passa gli anni i vecchi tendono a dire sempre una volta era meglio, una volta era diverso. Sicuramente il calcio è cambiato, concordo con Simone, è la Serie C, quindi con qualche sfumatura diversa rispetto al passato, ma come è cambiata la Serie A, come è cambiato il calcio in generale, anche in C un po' è cambiato, e quindi sicuramente non c'è il Monza dell'anno scorso, sicuramente il girone C è un pochino, almeno a livello di blasone delle formazioni, è un pochino più difficile. Io lo seguo un po' perché ho mio cognato che gioca a Teramo, quindi un po' lo seguo. Diciamo chi è tuo cognato, dai. Sì, no, è Tentardini, Alberto Tentardini, gioca terzino al Teramo, e hanno anche squadre di blasone, quindi forse il nostro è un girone come nomi un po' meno altisonanti, però la C è dura, cioè non c'è niente da fare, anche a livello fisico la C è dura, quindi... Questa qui è mia figlia, scusate. No, sì. La C è dura, quindi complimenti ai ragazzi che stanno facendo bene. Poi volevo dire una cosa rispetto a quello che diceva prima Manuel. Quando si cambia l'allenatore la colpa è anche dalla squadra, quello sicuramente. Quindi spero e penso che si siano fatti anche un esame di coscienza, di qualche colpa ce l'hanno avuta anche loro e non solo mister Banchini. Credo che Dominissini fosse un ottimo gestore di grandi personalità e probabilmente Gattuso è quello che serve, il condottiero di una squadra di giovani di valore che hanno bisogno di una persona carismatica che li guidi, quindi penso che Gattuso sia la persona giusta. Volevo chiedere ad Antonio, eccolo, che magari appunto ha contatti anche con la dirigenza, un po' le sue sensazioni appunto anche in ottica mercato di gennaio, quello che dicevano adesso gli altri tifosi ospiti della puntata. Credi che la società abbia voglia di, se ci fosse l'opportunità, di investire per rinforzare ulteriormente questa squadra, che a detta di tutti è già forte? Ma io non ho contatti con la dirigenza sul mercato, però posso confermare che la dirigenza è molto attenta
alla qualità tecnica del Como e non vedo problematiche diciamo economiche per intervenire sul mercato se lo ritiene necessario. Cioè è una società seria, forte, chiaramente internazionale, se vogliamo, magari meno comasca di quelle che abbiamo avuto nel passato, però è una società che appunto ha una visione di medio-lungo periodo e che ha una forza, una sostanza che sicuramente da tifoso posso apprezzare, ecco, apprezzo molto, anzi. Non so se interverrà sul mercato, io sono magari nostalgico dei periodi in cui la squadra si faceva all'inizio dell'anno e meno male tutto l'anno si teneva la squadra perché ci si affezionava, lo dico anche da un punto di vista di marketing, ci si affezionava di più ai giocatori e diventavano più degli esempi per i tifosi, per le giovanili, per anche in termini di marchio. E secondo me questo si è un po' perso, quindi se devo trovare un auspicio, anzi auspicio meno cambiamenti possibili in modo tale che i riferimenti tra i giocatori e l'allenatore diventino poi un riferimento anche per i tifosi, per i giovani che praticano lo sport e insomma diventino un riferimento. Però adesso tornando alla domanda principale, è una società seria, una società che ha interesse a fare bella figura e ha una visione di medio lungo periodo. Chiedo a Maurizio Faverio, che si occupava ai tempi in cui era assessore delle politiche giovanili del Comune di Como, quanto è importante avere una prima squadra, cioè la squadra della città, il Como, per tutto il movimento calcio dilettantistico e giovanile? Avere questo riferimento, una società seria, una squadra importante che magari raggiunga la Serie B? Ma indubbiamente, quando parlavo prima di entusiasmo, è perché è già successo che la squadra sappia trascinare la città dietro di sé in momenti, in annate particolarmente, particolarmente belle, entusiasmanti, quella che è stata ricordata prima con la finale a Verona, con la SPAL, che era, credo che fosse il Como di Marco Tardelli, vero? Sì. Ecco, nel senso che sì, c'è un connubio naturale e inscindibile tra il Como e la città. Altro discorso sono le amministrazioni pubbliche, allora lì diventa un po' più complicato, perché a volte non ti nascondo che si ha la sensazione di provare solo quasi un disturbo, no? Verso, perché vuol dire dover chiudere i parcheggi in una città comunque mediamente piccola come Como. Indubbiamente la partita è più sali di categoria, più vengono, diventano, come dire, impattanti le misure di chiusura, di restrizioni, insomma una serie di questioni per cui purtroppo a volte all'interno dei palazzi certe situazioni sono viste come un potenziale pericolo. È una cosa intollerabile, nel senso che io vedo solo benefici dal fatto che la squadra che porta in giro per l'Italia il nome di Como possa essere sostenuta e supportata. Però è una questione annosa che si trascina, credo, da decenni. La comunicazione non sempre è stata facile, tornando agli anni, non so, di Preziosi. Ci sono stati cambi di proprietà, difficoltà indubbiamente, però credo che la serietà che mi pare stiano dimostrando come dire, l'attuale proprietà, ma ce lo confermava Antonio Biella, che è uno degli sponsor del... Voglio dire, sia quello, come dire, l'auspicio migliore, la condizione migliore, perché dall'altra parte si possa aprire un dialogo, ma però un vero, fattivo e concreto, non fatto di scadenze, no? Cioè, anch'io ci sono passato e da questo punto di vista non ho belle testimonianze da dare, nel senso le difficoltà sono indubbie, però il Como ha una credibilità che è fatto dalla sua storia, ma è fatto anche dalla proprietà attuale, quindi credo che si debba provare a fare il meglio possibile e a supportarlo
Dove si assolutamente può. Simone Moretti, sindaco di Olgiate Comasco, sicuramente avrai vissuto, adesso c'è stata la concessione, è stata una delle telenovelas di questa estate. Cosa pensi tu in proposito? Nel senso, tu, chiaro, sei sindaco di una cittadina di Olgiate, che è uno dei centri più popolosi della nostra provincia. Comunque, chiaro, non è come capoluogo di provincia, ma volevo il tuo parere in merito su questo, che su questo argomento che commentava Maurizio. Guarda, quello che diceva Maurizio, credo che il Como Calcio per la città Como è sempre stato vissuto più come un problema che come un motivo di orgoglio. Però per una città turistica avere la squadra di calcio che vince, che trascina, è motivo di orgoglio. Cioè, da noi un po' fuori, il comune di Olgiate è il quinto comune in provincia di Como, sono 11.600 abitanti. Sai, nel nostro piccolino qualcosa anche di sportivo ultimamente siamo riusciti a fare, in un mandato la palestra, in un altro mandato un centro con tre campi in sintetico, quindi credo sempre che volere è potere. Poi Olgiate è un ottavo di Como, quindi le difficoltà di Como sono proporzionali. Però continuo veramente a... È stata stucchevole la telenovela del campo sintetico, appunto, sapendo quali sono i tempi, però credo che i tifosi in qualche modo abbiano fatto quello che dovevano fare, cioè far sentire la propria voce nella maniera corretta, perché è una maniera corretta, e poi alla fine con fatica però si è arrivati al dunque. Io credo sempre che il Como Calcio debba essere motivo di orgoglio per la città di Como. D'accordissimo, sei d'accordo anche tu, Michele Spaggiari? Sei sindaco di Menaggio, sono gli abitanti del tuo comune sono ancora meno di quelli di Olgiate, chiaramente magari è più facile riuscire a fare in alcune realtà che nei capoluoghi, come dicevamo, poi i motivi possono essere tanti. Cosa ne pensi? Allora, sono d'accordo. Como deve innanzitutto riappropriarsi dell'orgoglio di essere il comune capoluogo. Perché purtroppo la città, ma non parlo di questi ultimi anni, da tanti anni sta perdendo un po' questo orgoglio. E lo sta perdendo anche per quanto riguarda la sua squadra di calcio, perché come dicevano in tanti prima, purtroppo la questione dello stadio e della società è stata vista come un problema. 20 anni fa era un problema fare lo stadio fuori città, adesso è un problema tenere lo stadio dentro. E ora gli stadi... Ormai siamo arrivati a un punto in cui o interviene un privato o non si fanno più. L'ultimo stadio pubblico in Italia è stato il rifacimento del comunale a Torino per le Olimpiadi del 2006, è stato un flop. O intervengono i privati o non si fanno. Fuori città ormai non c'è più né spazio né le condizioni, perché fuori città o ci fai un centro commerciale annesso, ma ormai ci sono centri commerciali dappertutto, quindi non si può fare. Il Sinigaglia è lì e lì deve rimanere. Bisogna trovare il modo perché venga fatto uno stadio che possa convivere con la città. Funzionale alla città. Sì, prima giustamente Favedio diceva il problema dei parcheggi. A Como ci sono 4 grossi problemi. Le paratie che più o meno stanno andando, la zona stadio. Forse, finché non le vedo, ma non ci credo più. La zona stadio e la ticosa. Tenete presente, la zona stadio è il biglietto da visita per Como anche relativamente al turismo. Una riqualificazione dello stadio e di tutta la zona sarebbe un doppio biglietto da visita. Prima si parlava il biglietto da visita, il Como che gioca in Serie A, ma il Como che giocasse in Europa, e vanno le immagini che sono andate sabato su Rai Sport di uno stadio a Riva al Lago, penso che sarebbero un super biglietto da visita. Si è lavorato tanto per il Giro di Lombardia, che è una cartolina meravigliosa per il turismo del nostro territorio, della nostra città. Lo stadio Riva al Lago sarebbe la stessa cosa. Piuttosto abbiamo lì la ticosa che fa schifo, facciamo i parcheggi e la ticosa, facciamo una zona pedonale, zona stadio, almeno quando ci sono le partite non ci sono i parcheggi, intanto sono da un'altra parte. Volevo chiederlo, sì, qualcosa va fatto. Certo, e volevo chiedere anche il parere a un imprenditore di successo qual è Antonio Biella su questo tema. Beh, diciamo che non è facilissimo giudicare, perché io non sono all'interno della politica come chi ha parlato prima di me, che sicuramente ne conosce meglio di me, però dal punto di vista imprenditoriale dico che a volte l'immobilismo della politica porta solo problematiche. A volte è meglio sbagliare ma fare, piuttosto che non fare niente, chiudere e stoppare tutte le
diciamo, le situazioni. Tocchiamo ferro, ma per esempio a Cantù, i miei cari amici, io non sono all'interno, però della Cantù Next, you know, i miei cari amici, perché sostengono la pallacanestro come me, stanno riuscendo quasi a completare un processo di, come dire, che ormai sembra avviato bene per iniziare a costruire il palazzetto. Effettivamente negli anni i bisogni sono cambiati, oggi bisogna creare un'arena che può essere del basket o del calcio, ma poco cambia, che può attirare i tifosi e anche i turisti anche fuori dalla competizione, perché appunto il tifoso, il turista, l'utente passi il più tempo possibile all'interno dello stadio o del palazzetto e viva il palazzetto o lo stadio come un'occasione di positiva, tra museo della storia, negozio di gadget, certo, di magliette. In questo senso l'attuale dirigenza, l'attuale società sta lavorando bene, onestamente, perché l'altro giorno sono andato a fare il giro nello shop e finalmente stiamo vedendo quello che è giusto vedere. Quindi ho comprato anche il cappello del Como, per dire, cioè, finalmente è bello. Si vede qualcosa di concreto, eccolo. Sì, sì, oh, quindi capisco anche che sia difficile dal punto di vista politico, però meglio fare come sta facendo, per esempio, faccio i complimenti alla sindacessa di Cantù, Alice, sta Galbiati. Facendo, Alice Galbiati è riuscita a superare magari anche certe piccole difficoltà per lavorare per il suo comune, perché alla fine lavora per il suo comune, non è che lo sport fa parte della storia di un comune, fa parte degli elementi positivi, tant'è che, per esempio, per dire un paragone che c'entra relativamente, tutti noi conosciamo Kitzbühel perché c'è la discesa libera di Kitzbühel, o conosciamo Green Bay in America perché ci sono i Green Bay Packers. Se no, chi è che conosceva i Green Bay come città? Quindi, se un giorno andrò in America, vado a vedere Green Bay, perché ha dato Bakers il nome a una delle squadre più votate del football americano. Ma questo era per fare due esempi che tante volte si fa poco caso, si fa poca importanza, ma il nome... Lo sport può essere trascinante per la realtà locale, assolutamente. Un'emozione positiva e poca... Cioè, insomma, un'emozione con solo lati positivi. E mi viene da dire che, insomma, però bisogna aver voglia di fare, perché quando le cose non si fanno è perché manca un po' questa voglia. Iliana, ci credi ad un Sinigaglia moderno? Guarda, io stavo pensando mentre parlavate tutti, al di là poi che l'argomento è particolarmente complesso, c'è una serie di... Però io stavo pensando che invidio lo Spezia, che gioca in Serie A anche se non gioca nel suo stadio, nel senso che poi alla fine io, da persona che segue il Como, facendo il tifo per il Como, credo che siano anche i risultati poi a dover portare con sé delle conseguenze e delle scelte. Quindi, insomma, approvo tutto quello che è stato detto sulla serietà del lavoro di questa società, ma in questo momento la cosa che mi sta a cuore è che stiano facendo anche un buon lavoro dal punto di vista sportivo, perché questo toglie anche poi ogni dubbio su tutto quello che loro potranno fare successivamente, no? Sarebbe brutto sentir dire sono venuti qui per fare lo shop, per farsi, insomma, in qualche modo per avere degli interessi sullo stadio e non vedere che stanno lavorando sul campo. Purtroppo questa situazione ha interrotto in qualche modo l'ottimo lavoro che era stato avviato da Centi con il settore giovanile, non interrotto del tutto, però chiaramente la situazione che sappiamo impedisce di lavorare bene con i ragazzi e di fare questo lavoro. Io credo che questo debba comunque essere sempre in primissimo piano, il lavoro sportivo, il lavoro di costruzione della squadra, di costruzione del settore giovanile, e credo che questo possa portare con sé tutta una serie di miglioramenti strutturali, sicuramente sono necessari, ecco. E poi, ecco, diciamo che intanto per ora a me basterebbe rivedere la gente dentro lo stadio, certo, d'accordissimo, prima di fare qualsiasi altro discorso. Però è tutto, adesso al di là di questo, è tutto positivo, come, quello che stiamo dicendo, però
Ripeto, a me piace molto anche sottolineare la bontà del lavoro sportivo e delle scelte dal punto di vista della costruzione di una squadra, perché poi è questo il punto centrale, no? Assolutamente sì, speriamo. E secondo me, se posso permettermi, allo stadio la gente la portano i risultati. Certo, lo stadio più comodo, lo stadio più comodo piace a tutti, e su questo siamo d'accordo, però cominciamo anche a focalizzarci davvero seriamente sulla costruzione di un progetto solido, serio dal punto di vista sportivo. E poi la gente arriva comunque, e questo probabilmente trascinerà poi tutti quanti anche a migliorare il discorso relativo alla struttura. Siamo quasi in chiusura, volevo chiaramente fare un passaggio prima di tutti con Antonio Biella sulla pallacanestro Cantù, perché insomma si contrappone, sportivamente parlando, si contrappone un po' la situazione del Como. In alto la classifica, appunto prima di andare in onda abbiamo fatto due parole, situazione sportivamente difficile. Antonio, tu che sei main sponsor acqua San Bernardo pallacanestro Cantù, cosa ci dici, cosa ci racconti? Beh, innanzitutto oggi abbiamo ufficializzato un nuovo acquisto, che è un centro di nazionalità inglese, che permetterà insomma alla squadra di compensare i problemi fisici che ha avuto. Anche a Cantù 10 giocatori su 12 hanno fatto il Covid, siamo stati fermi per un mesetto, e questo sicuramente ha portato una squadra giovane e i due un po' più esperti, Lunen e Smith, ad avere delle difficoltà. Infatti Lunen ha avuto una contrattura, Smith ha avuto una contrattura, purtroppo Smith sarà fermo per altre 4 settimane, Lunen è appena rientrato. È chiaro che questo problema fisico ci ha portato sicuramente dei problemi di gestione. Con questo nuovo acquisto abbiamo arricchito la nostra squadra per cercare di reagire e a dare il tempo agli infortunati di recuperare senza avere la pressa che devono entrare in campo per sostenere la squadra. Dal punto di vista sportivo, in realtà l'unica vera partita brutta da vedere che abbiamo perso nettamente è stata Cremona, che si è giocata mercoledì scorso. Le altre, tutto sommato, abbiamo sempre mostrato tenacia, voglia di fare, determinazione. A Trento, ero a Trento presente ieri, abbiamo perso di un punto solo per un'azione un po' dubbia, diciamo, alla fine. Non dubbia nel senso dal punto di vista arbitrale, dubbia nel senso che potevamo difendere meglio, quindi comunque l'abbiamo giocata su degli episodi. Indubbiamente un momento di difficoltà, avevamo 6 punti, poi il fallimento di Roma ce ne ha tolti 2, perché avendo escluso Roma dal campionato, purtroppo, ma questo è anche assurdo se vogliamo pensarci, perché noi era a Roma, Roma l'abbiamo battuto. Sul campo sono stati guadagnati questi punti, no? Sì. Tu dici. Mentre Roma aveva battuto la Fortitudo, aveva battuto Brescia, che sono nostri rivali per la salvezza, e quindi di fatto ci ha riportato con i piedi per terra e in fondo alla classifica. Però sono fiducioso, la società ha fatto subito questo sforzo per dimostrare a tutti, squadra per primo la squadra, ma anche ai tifosi e a tutto l'ambiente, che non vogliamo competere, ma vogliamo anche salvarci con sicurezza. Maurizio Faverio, che sei tifosissimo e segui sempre la tua acqua San Bernardo Cantù, hai visto la partita ieri, insomma, sei fiducioso o sei un po' preoccupato? No, fiducioso in dubbio sicuramente sì. Con l'amorosa canturina, qui ieri è stato un delirio. Cioè, lacrime. Sì, no, perdere così fa male, di uno dopo essere stati sotto di tanto, poi sei rientrato, sei andato davanti. Vabbè, insomma, comunque veramente a Biella e alla dirigenza va, credo, da parte di tutti i tifosi, no? Almeno io mi sento di farlo, ringraziamento per quello che stanno facendo, perché parlavamo prima di società serie e credibili, quanto siano importanti, e anche Cantù ha vissuto un percorso veramente pazzesco, però adesso appoggia su gambe di persone serie, persone affidabili, persone che fanno del loro meglio, e quindi anche qui è importantissimo che Cantù, il territorio, si sappia, come dire, stringere. Il problema della mancanza del pubblico al Paladesio e nel basket è ancora più pesante, perché si sa come si vive la partita in un'arena. Detto ciò, siamo assolutamente
ottimisti, almeno io ci credo, ci mancherebbe, Pancotto sa cosa deve fare, il nuovo innesto lo aspettiamo a braccia aperte e ce la faremo. Prima di un giro finale, chiedo a Luca Pinotti un attimo l'agenda degli appuntamenti, sia del Como, perché qua se andiamo verso il Natale, quindi cosa c'è in agenda, e anche della Pallacanestro Cantù, già che ne stavamo parlando. Sì, c'è allora Como, ci sarà la trasferta Grosseto domenica, Grosseto-Como alle 15, e poi ci sarà il turno infrasettimanale mercoledì 23 alle 18.30 ai noi, contro il Livorno, sempre che il Livorno rimanga ancora tra virgolette in vita e non si... Potrebbe verificarsi una situazione Roma Basket con Livorno? Sì, c'è una situazione così, una situazione un po' in evoluzione, ci sono dei problemi societari evidentemente, non tanto tecnici, perché vabbè, tutto sommato la squadra sì, non sta andando benissimo, però tutto sommato è terz'ultima, quindi non va benissimo, però ha anche dei buoni giocatori, un bravo mister, però il problema vero è societario. Quindi questi sono i due appuntamenti che chiuderanno il 2020 del Como. Poi il girone di ritorno, di andata, si concluderà a gennaio con le partite contro Alessandria e Novara. E la Pallacanestro Cantù invece giocherà mercoledì, un recupero a questo punto fondamentale, contro Trieste al Paladesio, e domenica ancora al Paladesio ci sarà un'altra sfida importantissima contro Brescia. Di pubblico non se ne parla ancora, di zona gialla, di PCM, non abbiamo ancora, ci dovremo affidare al player, ai vari canali. Allora, siamo in chiusura. Simone Moretti, ti è piaciuto stare con noi questa chiacchierata, e volevo chiederti chi vince il campionato di Serie C, il Como Renato? Io guardo la classifica adesso e vedo le prime due. Mi sembra di essere tornato indietro ai tempi belli del fantacalcio. Eh sì, era una grande bella iniziativa della provincia di 20 anni fa. Io ancora giù di sotto la maglia gigante della Polveriera, ce l'ho giù in taverna. Polveriera Olgiate-Comasco. No, è stata veramente una gran bella serata e grazie dell'invito. Chi vince? Como? Ma no. domanda scontata. Senza te, senza ma. Grazie Simone. Michele grazie. Spaggiari, da quel di Menaggio. Como, per forza, sì, eh? Assolutamente Como. E il tuo calcio menaggio riprenderanno i dilettanti questo inverno primavera, cosa ne pensi? Penso di no e spero di no. Cioè, perché vuoi far rimanere senza lavoro, grazie. No, attualmente è impensabile. Avrebbero dovuto, come ti ho detto, già a suo tempo finire quest'estate i campionati corsi, con le ultime 5-6 partite, i playoff, ci stava tutto fino a metà ottobre, e ci saremmo rivisti nel 2021. Aspettiamo di rincorrere le situazioni. Non ci penso fino a gennaio dell'anno prossimo. Ringrazio anche Maurizio Faverio, ok? Grazie Mau del tuo intervento. Ciao, grazie a voi, saluto i sindaci che devono farsi il mazzo sono bravi, questi lo so, sono, no, ma infatti sono bravi. Saluto, le abbraccio. Io firmerei per averli qui in città, sia uno che l'altro. Ringrazio tantissimo Antonio Biella. Grazie Antonio davvero di essere stato con noi. Spero anche presto personalmente quando faremo delle nostre iniziative, quando si potrà ritornare a fare un po' di aggregazione. Grazie Antonio. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie a Lilli Cavatorta. Grazie a voi. A presto anche a te, grazie al nostro Luca Pinotti, grazie Luca, la regia di Andrea Castelli che lo vedete, e grazie a tutti gli amici di Lario Sport che ci hanno seguito anche in questa puntata. Ci rivediamo lunedì prossimo per l'ultimo Bar Lario Sport di questo 2020 e poi finalmente 2021, speriamo. Ciao a tutti, buona serata, grazie ancora. Grazie, ciao. Ciao.